Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo fermato i furgoni della morte armata degli spazzini. E oggi dobbiamo evitare che Alden si faccia rapire. Oggi la missione è la prigione, Alden in catene. Gli spazzini colpiranno con qualsiasi arma disponibile. Ma e va? La squadra di salvataggio è ancora a 30 km. Tieni Alden al sicuro, a qualsiasi costo. Certo. Immagino di dover salire fino là in cima. Cacchio. Che tra l'altro questa zona è anche piena di frammenti. Queste zone sono strapiene di frammenti. Il punto è che è difficile salirci. Purtroppo Cole riesce a salire su qualsiasi cosa, tranne il filo spinato. Il filo spinato gli fa male alle dita. Lui è un uomo come tutti noi. Cole, uno di noi. Prima di tutto, qual è il modo migliore per salire là sopra? Penso che il modo migliore e soprattutto più comodo sia salire tramite la muraglia. Ma io devo venire qua? I ragazzi in blu devono spostare dei parassiti in una scusa, mi gioco, pensavo di dover salire. Bisogna tenere lontani i sacchi di spazzatura. Un parassita? Un prigioniero, amico. Devi studiare la prossima volta. Ah, ricorda, su quella passerella puoi trovare energia a manetta. Un piccolo pensiero per te. Grazie. Oh, grazie. Ricordalo. Sì, lo ricorderò subito, ci salgo sopra. Sì, siete pure a forma. Portati i prigionieri al blocco Cialdini. Tieni lontani quei cosi, Cole. Ma cos'è? Ma che fanno? È il Medioevo. Ma che devo... Ma davvero devo mettermi a... Ma dai, allora aspetta. So che non dovrei sprecare i miei punti. L'ultimo potenziamento cos'è? Aumenta la gittata. Dai, va bene, fa niente, li spreco volentieri. Per quando servono alle missioni, guardami, va bene. E quando li spreco per niente che un po' mi scogliona. Tanto questo attacco alla fine lo uso per... Dicevo, lo uso per mandare via i nemici, quindi... Ma è palla prigioniera oggi. Vabbè, guarda, non... ogni tanto ci sta che anche Cole si diverta, no? Ecco qua. Tra l'altro credo tutti che... i parassiti sono nel nuovo blocco celle. Bel lavoro, amico. E guarda un po'. Ah, diavolo. Zeke, esci da lì, corri! Sono armato e pericolo. Quelli ti uccideranno. Aiuta gli sbirri con Alden. Hanno aperto una breccia nel cortile alle torri. No! Bisogna di elettricità, aspetta! Proteggetemi, poliziotti! Cinque in un colpo solo, mamma mia! Porca troia! Aspetta, aspetta! Alden è collegato a queste molle! 5.000 VAT attraversano direttamente il suo. Un bastardo è svenuto. Idea tua. Nah, ci ha pensato Warden. Doveva impedire ad Alden di usare i suoi poteri. Per fortuna ha funzionato. Quello è uno solo. Ah, allora,
La cosa qua elettrica in teoria non sta più funzionando, mi sembra, però. Se quelli mi attaccano al fianco, tu sarai investito in pieno. Stai pronto, Zeke. Possiamo perdere Alden. Merda. Allora, calmi tutti. Io dove devo andare? Cosa devo fare? Qual è la mia missione nella vita? Devo sconfiggere il robottone qua. Perfetto, andata. Almeno il robottone ci siamo. Perfetto. Mondi ci hanno tagliato l'energia. Fai ripartire i generatori sul tetto prima che Alden si svegli. Dove devo andare? Là sopra? Perfetto. La domanda è come ci arriviamo? Credo. No, qua c'è il filo spinato. Col, che fai? Perfetto, allora. No, qua non si aggrappa. Perché Cole è schizzinoso su dove deve aggrapparsi. Maledizione a te, Cole. Ah, ok. C'è una porta. Daglie. Giusto? No. Ma scusami. Vabbè, fanculati. Saliamo. Di sopra tanto mi sembra che si sia un po' calmata la guerriglia, no? Non sento più spari. Beh, almeno abbiamo eliminato quello grosso. E su questo nessuno ce lo può togliere. Perfetto, andato. E volatene via anche tu, perché mi stai antipatico. Dobbiamo salire ancora più in alto. Questo vuol dire che sfrutteremo queste finestre per salire sul ponte che si trova esattamente qui. Perfetto. L'importante è che Cole non cada poi. Ah, ma aspetta. Il gioco non mi sta indicando dove si trova effettivamente il generatore. Dicevo, il generatore che dobbiamo andare a ricaricare. Mi sta di volta in volta indicando dove devo salire. Vabbè, meglio di nulla, dai. Almeno sappiamo dove dobbiamo andare. Ad esempio, ecco fatto. Che tra l'altro io qui ci sono già passato. Non mi ricordo se era per una missione del gioco o ci sono passato per una missione secondaria, ma comunque qui alla prigione già ci sono venuto. Infatti non ci dovrebbero essere frammenti da recuperare. Ora dobbiamo salire ancora più in alto. Dobbiamo salire per forza di cose da questo lato terribile. Terribile, Dio mio. Si sta riprendendo. Ho capito, Zeke. Ah, è vero, c'ero già arrivato qua, infatti. Eccoli di nuovo. Formate un perimetro difensivo attorno ad Alden. Vabbè, muori. Morirei qua da solo. Meglio ripiegare giù il cortile. Ho capito. Ripieghiamo giù in cortile. Allora, calmi tutti, mi serve un modo per no, Cole. Dobbiamo salire di sopra, bravo. Ecco qua. Ma chi è che mi spara? Dove siete? Dove mi sparano che non c'è nessuno? Ah, da qua, ma vabbè, guarda.
Va bene così, non mi lamento. Vieni qua e vola via. Morite tutti. E soprattutto tu col minigun, mamma mia. Oh, mi ha sparato mentre ero in volo, sto stronzo. Allora, qua c'è qualcuno. E ora non c'è più, perfetto. E con questo dovremmo essere a posto. Arrivo, Zic. Tieni duro. E vai, cosa elettrica. E dovevo venire qua, giusto? Allora, aspetta. Facciamo la cosa un filo più intelligente. Esatto. Qua io continuo a spammare granate, cose, madonna mia. Tanto è come se avessi proiettili illimitati al momento. Anche sto attacco che non lo facciamo mai. Guarda quanto sta laggando il gioco, talmente che continua a sparare. Oh, ma dovrai morire, eh. Dovrà esplodere prima o poi il conduit. Ok. La squadra di recupero sarà qui tra 4 minuti. Quindi altri 4 minuti di sta roba? Va bene, possiamo farcela. Dobbiamo però prima liberarci della spazzatura grossa. Ok, andato. Ce n'è ancora uno, ma non lo vedo più. Perfetto, lui ha visto me ora. Dai, esplodi su. Perfetto, altro conduit andato. Che diavolo stai facendo, Sick? Ti avevo detto di stare con Alden. E vecchio non va da nessuna parte. L'hanno conciato come la papera a folla. Ma torna alla prigione, sono già alla prigione. Ecco fatto. Ricaricami. E con questo ci siamo. Vabbè, lui lo facciamo uccidere dai poliziotti. Quando riuscì a entrare era troppo tardi. Il posto era pieno di sangue. Ma va? Nessuno aveva aiutato quei poveracci. Se Zeke fosse stato al suo posto sarebbero vivi. E Alden sarebbe ancora in gabbia. Non credo che Zeke si perdonerà mai per questo. Non so se dovrebbe. Vabbè, non è neanche detto che sarebbe sopravvissuto anche lui, eh. Tutta Tent City. Erano ebri di potere, soddisfatti di aver battuto i poliziotti e anche me. Ora la raggiosfera sembra più lontana che mai. Alden sa del nostro arrivo e si prepara.
C'è anche da dire che non è detto che se Zeke fosse rimasto lì sarebbe andato tutto bene, Cole. Poteva essere anche lui uno di quei cadaveri sporchi di sangue. Ma comunque, caduta libera, eliminazione ambientale, poca roba oggi. 19° giorno. Dove sei stato, Cole? Ho cercato di raggiungerti. Alden è andato, moglie. Gli errabondi l'hanno fatto evadere uccidendo i poliziotti. È inaccettabile, Cole. Avevi l'ordine esplicito di trattenerlo. Che diavolo è successo? Ascolta, non è colpa mia. Ho fatto tutto ciò che potevo. È stato Zeke. Gli avevo detto di restare indietro e aiutare i poliziotti, ma non l'ha fatto. È ora di metterlo da parte, Cole. È un ostacolo e noi non possiamo permetterci errori, soprattutto. Vabbè, però ha anche scaricato la colpa in modo ingiusto nei suoi confronti. Andrò alla prossima sottostazione a pestare a morte qualche ragazzaccio. Qualche ragazzaccio. Vabbè. Non possiamo dargli torto a Cole. È colpa di Zeke, sì. Ma come ho detto, non è detto che se Zeke fosse rimasto al suo posto sarebbe andato tutto bene. Comunque signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo. A parte il singhiozzo, al prossimo episodio. Ciao a tutti.